Vuoi davvero vedere? Forse era meglio che non facevo questa domanda. Ho dei brividi nella schiena. Dai, Guarda, dimmelo. facciamo un bel video call. Adesso posso salutare tutti i metti da parte? Tutto bene che vado io prima che mi andavo a vomitare. Ormai ho perso tutte le speranze con voi due. Ovviamente vi denuncerò all'associazione animali perché mi lasciate sempre a casa da solo, Volevi venire ok? anche te in fiera a comprare qualcosa? Sì, più che altro per vendere voi due che siete solo una spesa. Ciao Va bene. a tutti! Allora, ciao a tutte e benvenute nel video haul di Creativa. Allora, non dovevo, cioè, vi avevo detto che andavo, poi per chissà che non sono stata bene, avevo detto che rimandavo e andavo a Vicenza. Il problema è che ho controllato a Vicenza e mi costava, oltre che avevo il triplo della strada, cioè io andare a Bergamo impiego 20 minuti, andare a Vicenza 1 ora e 10. Avevo il triplo della strada, chilometri, autostrada, più mi costava di più il biglietto per entrare. E essenzialmente quella di Vicenza ha gli stessi stand che ci sono quelli di Creativa, con degli stand in più perché soprattutto per chi comunque fa, ci sono tanti tessuti, filati, trovate perline, molti più stand di perline. Quindi la parte di scrapbooking è più piccola e sinceramente da andare a spendere di più per poi dover comprare sempre le cose in 3-4 stand non mi sembrava. Dato che comunque oggi stavo meglio, abbiamo aspettato all'ultimo perché fino a giovedì io non stavo in piedi. Dopo finalmente mi hanno cambiato la cura, che se questa cura avessero iniziato a darmela domenica, a quest'ora starei bene. Infatti siamo stati là circa 2 ore e mezza perché dopo iniziavo a far fatica a stare in piedi. Diciamo che non stava più in piedi il portafoglio, sinceramente. Però, Vabbè. per un altro discorso, non siamo andati anche a Vicenza, da ricordarsi bene che bisogna guardare il regolamento della fiera. E lì era vietato fare sia foto che video, quindi non. Invece a Creativa si potevano fare, tranne in alcuni stand dove c'era scritto una foto, essenzialmente sono i stand creativi, quindi dove delle creativi espongono i loro lavori, logicamente per anche questioni di copyright perché non siano copiati è vietato, quindi abbiamo evitato quelle parti, ma infatti voi avete già visto comunque il video di Creativa prima di questo perché sennò non ha senso se vi mostro una notifica sul cellulare di AliExpress perché sono le uniche notifiche che mi suonano, non so il perché io le ho disattivate, ma quelle No, di AliExpress perché suonano. AliExpress è il tuo amore, dopo di me è il tuo amore, vero? E quindi niente, avete già visto e sapete già alcune cose, però appunto per questo mi metto prima il video della fiera, quindi il video vlog con alcuni indizi di quello che ho comprato e poi vedete questo. Allora iniziamo, questo qua io non mi ricordo purtroppo il nome del negozio perché è un nome un po' strano e io non trovo il bigliettino, sono sicura che me l'ha dato, ma poi mentre l'abbiamo messo in tasca, nel portafoglio non ce l'ho. La borsina non ha nome, dentro non c'è, quindi non me lo ricordo, però questo è il primo stand che avete visto, che vi ho mostrato, dove ho acquistato. Quindi per chi ha visto il video vlog abbiamo ripreso anche il nome perché hanno sempre delle cosine Quindi non possiamo neanche interessanti. avere il sito internet perché non abbiamo neanche il bigliettino praticamente. Sì, vabbè, basta guardare il video vlog e Ah, vedo. ok. Allora, io anche l'anno scorso avevo trovato delle cosine carine, dei timbrini carini, quindi dato che nel passare l'ho visto, allora, iniziamo con queste. Che sono un pad di carte, queste sono 8x8 pollici, quindi sono 20x20 ed erano in promozione a 6 euro. Queste sono della Papermania e all'interno ci sono 32 fogliettini. La carta da 160 grammi, quindi va bene per fare dei rivestimenti o comunque fare dei segnalibri. Lo trovavo carino, non ho comunque niente su Lilla. E il 20x20 comunque è un formato che per dei progetti che sto facendo mi può essere utile e quindi comunque mi piace. Poi comunque col 20x20 posso comunque lavorare anche sull'agenda A5 tutto sommato se vado a fare delle rifiniture aggiungendogli dei bordini. E per 6 euro comunque ne valeva la pena perché le carte hanno sempre veramente dei prezzi allucinanti e questi sono tutti i modelli che ci sono all'interno della confezione, non ve li tiro fuori perché tanto comunque sono questi, si vedono, sono comunque è monocromatico, diciamo come tipo di pad, però era proprio l'ultimo. Infatti all'inizio ho detto facciamo un giro in fiera, dopo ci ripenso, però ho pensato no, se faccio un giro in fiera è l'ultimo, me lo prendono perché comunque è carino. E
E questo è un acquisto che ho fatto. Poi guardate, questi sono bellissimi. Questi sono della Dovercraft e ho preso questo. Quando mi hanno domandato, è vero, ce l'avevamo presi da Dovercraft. Prima ho fatto il video in diretta su Facebook, no? una amica mi ha detto... No, non ha chiesto della Dovercraft, credo. Non sì, so. Sì, sì, ho detto di no, invece sì, sì, e questi sì, sono carini, sono smile. Allora, questi sono degli smile, però la cosa assurda è che io qua li ho trovati a 2 euro. Dove vi faccio vedere un altro negozio dove ho acquistato delle altre cose che convenivano e questi costavano 4, a 4 non l'avrei mai comprato. Allora, il primo set è questo e ovviamente io adoro questo qua. Con tira un po' su perché c'è il riflesso, grazie. Vedi? Sì. Poi, della stessa linea, questo. Cioè, questa cacchina qua mi piace troppo. È bellissima. Via l'ale, la cacchina. Con quello che ride, tutto. E costano sempre 2 euro questi qua. E dopo ho preso questo, che ha scritto Made with Love. Gira un po', grazie. E With Love, che lo trovo carino se devo abbinarlo a dei biglietti o comunque a dei regali anche che fai fatti a mano, lo trovavo carino come timbro. Poi volendo c'era scritto anche fatto a mano, da, ce n'era anche un altro modello, però ho preferito prendere questo, lo trovavo più carino, tanto comunque alla fine fatto con amore si capisce che è una cosa fatta a mano. E questo è il video di un negozio. Poi questo invece, ho il bigliettino. Questo è il negozio ed è il negozio creativo. Evoluzione Party. Ok. E con questo bigliettino dietro, ovviamente non lo mostro, c'è un codice che mi dà diritto a un buono sconto online del 10%. Quindi avendo acquistato in fiera, io se acquisto nel loro negozio online ho il 10% di sconto inserendo un codice che c'è nella parte ristorante. Qua ho acquistato. Aspettate che sei incastrata. Allora, questa che è l'adesivo aceto vinilico e vi assicuro che è ottimo perché si può incollare ad esempio il feltro, la gomma crepla, la carta e non si va a deformare come ad esempio può succedere con la Vinavil, che se voi ne mettete tanta ondula il cartone. Questa assolutamente no, io la uso per fare le paper clip dove mi serve che la clip stia all'interno, la trovo molto comoda. Questo è mezzo litro e costa veramente poco perché l'ho pagato 5,90 euro. Io al Hobby Show a Montichiari avevo preso il barattolo da 2,50 e l'avevo pagato così, quindi questo qua è stato un affare ed è la Flashbone. Scusate, ma la tosse, se aspetto che mi passi la tosse non vedete più il video praticamente. Poi questi sono il clou del clou. Ta-tan. Forse qualcuno si è accorto che io ho la mania delle Gorgeous. No. Dai, se dov'è? No, nessuno non è vero, accorto, non è vero. Nessuno si è accorto, no, allora, no. Questo, vabbè, io ce l'ho già, ho il timbro normale ed è uno dei miei preferiti. Non sapevo che c'era la versione grande perché quando sono andata in fiera l'ultima volta c'era solo quello che ho già fatto in un video decorazione. E quando ho visto questi, poi comunque costava 8,90 euro. In più mio marito è da buon tirchione, ha chiesto lo sconto, quindi alla fine è come se l'avessi pagato 8,50 euro. E questa è la timbrata, quindi è la Gorgeous sulla pila di libri, però c'è il grande gusto. Io ci ho provato, diceva di no. No, anche perché 8,90 io forse. No, lui preso... ha detto che già erano buoni prezzi, effettivamente. Sì, no, effettivamente anche, buoni... da, anche dalla mamma di Clay lo devo avere pagato sui 8,50, 8,90, una cosa domandare, sì. Domandare, rispondere educazione. Sì, infatti, no, lui ha fatto così, ha chiesto. Poi la seconda è questo, vedete, c'è scritto 8,90. Dove? Scusa. Qua. Eccola, sì, si vede. 8,90, io questo timbro non ce l'ho nemmeno piccolo. E la bambolina che ne esce una volta timbrato è questo qua. Diciamo che sono difficilissimi da utilizzare, da timbrare questi giganti. Ve lo assicuro che io ho comprato un pad gigante, ma non ci stanno neanche lì questi. Sono veramente mastodontici, però questi sono veramente belli. Quindi questo è l'ordine che abbiamo fatto da negozio creativo. Ed è una parte. Poi... tanto per non farci mancare nulla, come si faceva a non passare da impronte d'autore? Sì. Anche perché comunque ho un'amica che lavora lì, quindi una timbrina molto simpatica e sì. Gentile. Era doveroso fermarsi, poi vabbè, sono tutte molto brave, ti spiegano bene
di vari comunque magari prodotti nuovi, quindi mi trovo bene. Allora, iniziamo con questo perché è bellissimo. Questo killer stamp era in promozione, era in saldo, l'ho preso giusto per quello. Era al 50% ed è carinissimo, c'è questo coniglietto che cura l'orsetto. Cioè, dite se non è la cosa più kawaii del mondo. Non è giusto, che cura me mai nessuno, Ma vai te, che se sei accudita fin troppo. Poi ho preso delle carte che erano in promozione. Questi sono gli scontrini e i buoni. Allora, di alcuni ne vedete il doppio perché sono della mia amica Nadia, quindi io non faccio mai danni da sola, devo sempre coinvolgere qualcuno. Ci faranno causa perché tu droghi la gente ora alla fine. Sì, perché io avevo già, quando vi ho già fatto vedere il video di impronte d'autore del video haul che avevo fatto, dove avevo scoperto che c'erano quelle della Graphic col 50% di sconto. E mentre che ero lì, la mia amica mi ha detto: guarda che anche qua ne abbiamo alcune. Sicuramente se andavo inizio fiera forse trovavo più modelli, ma questo devo dire che mi piaceva molto. Quindi questo l'ho preso sia io che la mia amica. Io l'ho preso anche nella versione 30x30, giustamente. Vediamo, uno posso anche aprirvelo perché è mio. Aspettate, controllo che non sia aperto qua, che non ce ne sia uno aperto, giustamente. E il mio ve lo posso aprire. Allora, aspettate, ci vuole pazienza. Non c'è l'intermezzo pubblicitario. Che corna sexy che ho. Sì. Facciamo notte qua ora che le apre. Chiamiamo Sei Lupin che è meglio. Dici? Ma... vai, 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 apri, 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 vai, vai. Ah, che prende una carabina. Ah, l'effetto delle polveri. Okay. Ok, andiamo avanti, va, anche se è meglio di no. È meglio andare avanti, ok, ce l'abbiamo fatta le tante. Devo solo liberarmi di questo pezzo di carta. Allora, questo è il suo prezzo originale, era 13,90, scontato al 50%. Allora iniziamo con questo. Qua avete anche dei template, se vedete, se uno vuole. Questi sono double face, quindi le trovo molto carine. Nella versione piccola ce ne sono tre per tipo, sì. Questo con i cavallucci marini da un lato e dal lato qua. Passare. Abbiamo questo modello, sempre in stile, è un vintage con le sirene, quindi lo trovo un abbinamento molto carino. E da un lato abbiamo questa fantasia sul rosso. Queste con le stelle marine, i coralli, bellissimo. Ma mai in arena? No, qua di sicuro nel vintage direi di no. Allora, e questo è un modello. Poi abbiamo questo, che sembra che ci siano quasi francobolli. E da questo lato sul verdino. Poi andiamo avanti, vediamo. Questo carinissimo, con pesci, sirene. Sono molto particolari come fantasia, quindi devono piacere. Guardate che bello, però dietro scozzese. Qua abbiamo questo stampato. E nella parte dietro, molto carino, con tutto tipo dei medaglioni, quasi delle monete. E ne abbiamo ancora uno, questo, che è da ritagliare. Quindi avete... Però guardate che bello in questa parte. Scusate, no. Niente. E questo è così ed è veramente, veramente bellissimo. Poi ad esempio anche secondo me questa parte dietro qua della copertina la si può utilizzare come carta, per quello che cercavo di stare attenta di non... Ricordatevi che qui non si butta via niente. Giusto. E questo è un modello. Questo non ve lo posso aprire perché non è mio, però se zoomiamo all'interno ci sono queste carte. Aspetta. Anche questo era sempre in sconto, con lo sconto del 50. Più di tanto non è che... Questo è tutto comunque con dei bambini, con varie fantasie molto carine. Anche questo sono
disegnati su entrambi i lati, quindi sono molto comodi se si devono fare certi tipi di lavori, tipo fare segnalibri, fare dashboard, perché non si devono abbinare doppi cartoncini. E in questo caso, aspettate che vi dico, se dice quante ce ne sono per tipo, beh, non diciamo neanche la grammatura, ma sì, uno se la inventa. Effettivamente è molto carino. È tutto con i bambini da un lato, fantasy stampato, dall'altro lato o hanno Pua o hanno fantasia del genere. Molto caruccio. Poi questo e questo non posso aprirlo perché è sempre della mia amica, è sempre della Graphic e ha sempre la fantasia doppia, quindi da un lato ha la fantasia con la stampa vintage. E nel lato di dietro hanno comunque, qui abbiamo una fantasia stampata con mi sembra la Torre Eiffel da lontano, anche qua sull'azzurro. E dopo di per sé ci sono Pua, trame damascate. E comunque grazioso anche questo. Questo è quello delle sirene, sempre mio, non ve lo apro perché è uguale a quello piccolo, cambia solo la misura del foglio. E da 24,90 passare a 12,45 euro non è male, insomma, contando che questi sono dei pad abbastanza cari che non avrei comprato se no. Di sicuro se non li compravi costavano che zero, eh. Certo, giusto. Dopo io ho acquistato questo che è il Summer Days e costava 21,50 euro. Ed era scontato del 50%, adesso lo apriamo insieme. Pubblicità. Pubblicità, eh? No, lo stacchetto, deve pagare la gente, se no sfruttamento di minorile qua, eh. Dici, Eh aspettate sì, che controllo. capo a cavallo che l'erba cresce qua, eh. E un ciccicin, cosa volete fare? Non le ho preparate prima le Oh, foglie. adesso vediamo i zampini di sangue, non preoccupatevi. Scusatemi tanto, una bella fattutina ogni tanto. Simpatica. Eh sì, eh. Devo dare la più simpatica del Dopo mondo. faremo il giro del pronto soccorso. Ok, faremo il giro del pronto soccorso. Bellissimo. Allora, queste sono molto particolari. Adesso vediamo se riescono a fare danni perché si rovinano. Bambini, usate le forbici e i coltelli. Allora, queste sono delle carte particolari. Perché praticamente sono anche cucite. Quindi quello che vedete è questo, tutte queste bordature sono cucite a macchina. E la trovavo una cosa veramente troppo carina. Vedete? Che c'è proprio il segno della cucitura. Beh, In che senso ha, scusa? perché essendo comunque un disegno da un lato solo, Uno può che cavare le cose e allora diventano come... una lavorazione in più che ha, se Ah. uno deve fare un lavoro, è molto carino. E qua abbiamo le prime due così, questo che ha praticamente la parte dove c'è il tag, sempre sui toni del rosa. Vedete il bello che si vedono proprio le cuciture. Questa parte che c'è tutta la bordatura intorno, vedete, è bianca. Sono due pagine per tipo. Anche questo. Anche questo è bellissimo. Questo fantasia mi piace tantissimo. E dietro si vede praticamente le cuciture. Questo, se si deve fare qualcosa magari per qualche avvenimento particolare. Il tema è estate, forse? Sì, notato. No, non becchi mai un periodo giusto, o in inverno o estate. Primavera niente ancora, eh? La lavanda non va bene in primavera. No. Sì, ok. Spero che non siano allergiche alla lavanda dopo. Va bene, andiamo avanti con l'aquilone, che è tutto ricamato nella parte della corda. Vedete? Oh, che bei ricordi gli aquiloni. Mai usati. Io sì. Me Questi. li facevo io. Eh.
soffione. E questo col soffione e ha tutta appendente la parte qua in tessuto. Sono più carta da lettera che da fare lavori questi qua. No, non c'è fare lavori però. È un peccato come fai a tagliare il verde. Perché uno magari la utilizza per fare lavori grandi, lascia la pagina intera e ti fai tipo le copertine se vuoi farti qualcosa comunque di grande o quello che è. Poi è carino perché comunque anche questa prima parte è a lucido così. Lo trovavo divertente, era in offerta, quindi me lo sono presa. E con impronte d'autore abbiamo concluso logicamente io e le carte. Abbiamo questo rapporto ormai. No, ma facciamo vedere questo, dopo faccio vedere il pezzo forte perché mettiamo insieme. Questo ragazzo non ve lo srotolo, è un feltro, sono 50%. Sì, 50% per come 50. Misura, sì, diciamo che è leggermente più grande di quelli che compro di solito al filo d'Arianna, però questo rosa io l'avevo terminato quando avevo fatto la Midori Unicorni e mi serviva perché se dovessi averne di bisogno. Mi serviva, mi mancava proprio questo rosa. Uno scave, dai, ecco uno scave. E quindi questo io l'ho preso e il negozio è questo qua. Tricot Caffè. Beh. E quindi ho preso proprio il colore che mi serviva, perché c'erano anche... Io quelli li ho visti dal filo d'Arianna, però il... il lento. Allora inizio a mostrarvi questo, che è un esempio che mi ha fatto la ragazza che faceva le dimostrazioni. Sì, ecco, mettilo un po' in controluce che si vede. Giro, perfetto, bellissimo. Ecco. Ok, questo qui è un nuovo tipologia di prodotto. Allora, questo che vedete sopra in rilievo è semplicemente una polvere da embossing a grana grossa. Invece tutto il lavoro che vedete sotto è una specie di polvere libera, come quella degli ombretti, tanto per intenderci, come quelli della MAC e altre marche, che si va a truccare un timbro che avete utilizzato per tamponarlo il Versamark trasparente. Quindi non ottenete l'effetto a rilievo, ottenete un effetto dritto, quindi come se aveste fatto una timbrata, però avete utilizzato proprio per trucco, dovete truccare il trucco con il pennellino e la polverina. Poi con diversi colori, si vede che ha fatto diversi colori. Sì, qua ci sono tre tonalità di rosa, più alla fine quello che voi vedete qua non è la polvere da embossing dorata, ma rifinito delle polveri colorate proprio con questa sorta di ombretto, chiamiamolo così. Dopo il suo nome tecnico in realtà è Dreamweaver ed è il nome del prodotto che dopo andremo a vedere. Allora, prima però iniziamo e vi mostro le varie polveri da embossing e un po' di differenze. Si metteranno in galera per spazio di polveri. Allora, io sono andata sapendo che c'era già questo tipo di prodotto qua, perché una mia amica che è andata in fiera, delle mie amiche sono andate in fiera al 9 e avevano già fatto degli acquisti, tra cui quel prodotto lì mi incuriosiva e tanto da Pink Your Life dovevo andare. Li pesco random. Allora, questo è il Pear, quindi dovrebbe semplicemente essere un effetto perlato ed è un viola. Quindi non ne avevo di questo tipo e l'ho preso. La promozione che avevano era che sulla terza confezione aveva il 50% di sconto, quindi diciamo che è vero che non sono proprio le polveri più economiche del mondo, perché quelle normali costano 6,30 euro, però comunque tutto sommato, contando che la terza è scontata del 50, le venite a pagare sui 5 euro, poco più, quindi si può fare per avere dei colori un po' diversi dal solito. Poi vediamo, questo è diverso. Allora, per lato poi ho preso questa, che sembra uguale ma in realtà sono due tonalità diverse, una è un'ametista, questa è proprio per l'ametista. Non è quel colore, no. No, questo è tanzanite, lo chiamano.
Dopo che arriva Però tardi. è proprio, sono proprio due colori totalmente diversi. Non è l'Otania, no? Però no, hanno la Niente. stessa finitura. Ormai sono amato l'Otania. Poi passiamo al glitter. Ho trovato questo, che è il Blue Tinsel. Ok. Poi abbiamo questo blu, che è lo stesso blu che c'è anche della Range, che è il Vintage Royal Blu. E ve lo mostro qua. Glitter sempre. Poi ho preso questo, vabbè, il silver. Perché mi sono resa conto che quando sono andata questo inverno non l'avevo preso. Peccato perché c'era anche il nero, ma io non c'era più. Non l'ho più trovato. E poi ho preso Vintage Plume, praticamente un fucsia. Questo non vedo l'ora di usarlo perché devo capire com'è. Che Ti aspettate, cosa? Guardate. immaginavo che non dovevi prendere. Sì, ha dei punti blu anche dentro, mi sa. Blu rossi deve avere un effetto vintage particolare. Peccato per il nero, però ragazzi, non c'era. Ricordatevi, quando vedete qualcosa è meglio comprarlo, dopo ci se ne pente. Forse è meglio non comprare, qui non se ne pente. Poi ho preso queste che sono delle polveri a rilievo, però sono a grana grossa. Io ve l'avevo già spiegato in un video, le polveri a rilievo, oltre a differenziarsi tra di loro per finitura, si differenziano anche in base alla grana, perché più la grana è grossa, più l'effetto a rilievo che si ottiene è alto, che hai da Perché, perché di ridere. grana abbiamo speso. Dovevo fare la Allora, battuta. questo sono Scusate. quelli che praticamente servono per fare tipo questo effetto cera lacca. Quindi facendo un mucchietto di polvere da embossing senza VersaMark, si va a imbossare da sotto, si va a ottenere un effetto così alto e con un timbro dopo basta andarlo a timbrare, Come comunque che hai lo preso quel vedremo. timbro per cera lacca, puoi fare il tuo timbro dopo. Sì, questo è un colore rosa, rosato, insieme al marroncino. Alchimia hanno fatto, che hanno mischiato. Adesso push. Io ne ho solo il bianco di questi modelli qua, che l'avevo preso per fare Effetto neve. l'effetto neve. Questo è l'Aged Rose. Dopo mi sono fatta consigliare dalla ragazza su quelli che lei usa. Questo è il color top, che ve lo mostro, non si vedono. No, si vede, non è che stiamo andando un po' a lungo. È una sorta di quasi dorato come colore. Per Ho detto chi ama i comunque, video lunghi. se devo farvi vedere, se volete vedere tutto. E questo è l'ivory, quindi quello più chiaro. Era simpatica sta ragazza, Sì, dai. era molto brava. Sì, poi alla fine, siccome che lei, una di quelle polveri che vi mostro, non ce l'aveva lì per la dimostrazione, lei mi ha detto: se dopo vieni la proviamo insieme, perché mi ha consigliato i colori che lei aveva, come erano belli e tutto. E quindi dopo lei questo me l'ha fatto utilizzando anche la mia polvere, due mie polveri rosa, perché lei non li aveva a dimostrazione. E adesso andiamo a vedere questi materiali bellissimi. Mi sembra di far vedere i pigmenti di MAC. Io non faccio trucco, ma adesso penserete che mi trucco. E invece no, ragazzi, truccheremo soltanto l'agenda. Allora, adesso sarà difficile farveli No, vedere, forse ecco, così. sì. Perché Allora, questo è il aprivi plume. volano magari. Sì, Questo vedi, è il plume. Dopo abbiamo questo, che è il Pink Blaze. vedi. Scusa, ma metti in italiano, no? Questo, che è il Moonstone. Cos'è? È il mostro? È un bianco perlato. Oh, che nomi danno? Questo è il Navajo Sky. Ma vai, oh, cos'è? Indiani? Bene. Poi abbiamo questo, Aspetta che c'è il riflesso, vieni verso di me. che è il pli. Un po' più, cerca più basso. Ok, più o Questo è il meno. Pixie Blush Mica come Che colore. c'è il riflesso a luce? Poi questo Color terra di Siena, no? No, è un è bronzo. un color ambra, infatti si Amber. chiama Amber. Amber, vabbè. Amber, Poi questo, che è il Roseberry.
fragola. Bello. Abbiamo questo che è il Wedgwood. Vabbè, e i colori sui non li possono invece inventarsi di... E questo che è il Gold Dust. Ma il gold è meno oro. No. Dopo c'erano altre colorazioni, sull'azzurro ancora qualcosa e qualcosa sul verde, però ragazzi tutti non li potevo acquistare. C'è un valore lì che fa paura. E questi costano 5,50 euro l'uno. Sì, 5,50. Qui c'è scritto 4,90, non so il perché, ma sono 5,50, c'era scritto anche nello stand. Quindi non ce n'è nessuno. L'onore è che quella fiera hanno stati i prezzi, può succedere. Sì, dopo contate che anche questo però li ho presi perché c'era la promozione, che ogni tre uno era scontato del 50%, quindi comunque contate. Contate così, vediamo se riesco a farvela vedere. E in diretta il tacco piangeva. Allora vi dico già, non provate a farlo con l'ombretto perché non è la stessa cosa, perché il colore è... mamma mia, guarda, È un fucsia, sì, è polvere. Sì, ecco, però vi stavo dicendo, non provate a farlo con gli ombretti in casa perché non è la stessa cosa, perché questo tipologia di lavoro, contate che lei l'ha fatto con varie polveri, dopo alla fine ha fatto una spennellata con un pennello, è da fare con i pennelli a setole morbide, quindi prima ho utilizzato pennelli piccoli, più o meno una misura massima sarà stato un 8, per applicarlo proprio come se stesse mettendo un ombretto, e alla fine ha spennellato tutto con una specie di pennello abbastanza grande, più o meno così come i pennelli da cucina, sempre a setole morbide, e non passa, vedete che se io ci vado sopra il colore non va a invadere il cartoncino. Sì, non devi scaldare con le embossi. No, non è da scaldare con le embossi assolutamente, però bisogna usare il Versamark. Se non avete il Versamark, un altro tampone trasparente, sempre di quelli però ad asciugatura lenta, quindi tamponi da embossing si usano per ottenere questo effetto. Quindi non è uguale a usare le polveri libere da ombretto, perché la polvere libera da ombretto, se io ci passo sopra vado a mischiare i colori, questo no, si fissa. Ed è il tampone che lo va a fissare, non c'è bisogno di altri prodotti e queste polveri dureranno una vita. L'unica cosa che se dovessero piacermi ricordarmi i colori per il prossimo anno sarà dura, ma pazienza. Con questo il mio piccolo video haul da parte di Creativa è finito. Come vedete mi sono presa tutte cosine per me, anche perché per il negozietto ho già un sacco di cose. E tranne il feltro, che quello mi serviva perché avevo terminato il colore, le carte sì, se qualcuno gli piace qualcosa con quelle carte non c'è un problema, perché in futuro farai vedere il tuo progetto, ma non si dice niente. In futuro vi farò vedere il progetto, il primo, cioè questo è il progetto prova, quindi non sarà perfetto, sappiatelo già che sto facendo e lo farò vedere. Non state a chiederlo perché non ve lo dirà. Non ve lo dirò, se qualcuno non fa spia. Moi? No! No! No, la renna. Sì, è vero, io faccio la spia, sono una spia io! Perché qui abbiamo gente che gli viene detto di non anticipare nulla, poi io, gli arrivano i messaggi dei suoi video. Ma non sai che te che gli uomini sono peso delle donne a parlare, eh? Allora te le mie segreti in casa. Sì, ormai qua di segreti. Quindi niente, vi farò vedere il progetto che sto lavorando quando lo finisco. Io speravo di finirlo in settimana, però mi sono stata a capo tutta la settimana, quindi niente. Vedrò quando riesco a finirlo, quindi vi chiudo il video perché sennò qua qualcuno mi spara per la lunghezza di questo video, però ragazzi queste polveri provatene perché sono una cosa fantastica, e andare in fiera è bello, è questo, perché vedi, devo dire una cosa importante, tutte le marche che avete visto sono, non ci hanno pagato un centesimo, quindi ecco, magari. No, evitiamo domani. No, beh, allora se mai dovessi fare delle collaborazioni logicamente lo dico, queste sono cose ragazze che ho pagato. Sì, pagato. Cioè, non mi è stato purtroppo le ha pagate, sono promozioni che hanno tutti in fiera, cioè bastava avere la tessera. Ma devo specificare sempre. Sì, no, beh, specificare è giusto, però ecco, cioè, se io dovessi mai fare una collaborazione, che con la mia tipologia di canale diventa difficile perché è prettamente decorazione, ovviamente ve lo dico. Tutto quello che vedete, che io ne parli bene, ne parli male, soldi li ho spesi io, quindi mi sento libera
di poter dire il prodotto mi piace o il prodotto non no, mi piace. No, ma siccome che fai vedere i negozi, le marche di negozi, pensano che tu le hanno regalate. No, io le faccio vedere giustamente perché dopo voi mi chiedete dove l'hai presa e voi sapete già. Dove sono i link? Ecco, i link non ve li metto perché comunque vi ho detto i nomi dei prodotti e non vado a cercare tutto il prodotto singolarmente. Sapete che questo lo vende Pink Your Life, basta che andate su internet e digitate Pink Your Life. Contate che questi sono tutti i negozi che hanno store online, quindi non avete bisogno per forza di andare ad una fiera, anche se io ve lo consiglio, nel senso che vedete prima cosa la dimostrazione del prodotto e vedete i colori dal vivo, perché vederli dal vivo e vederli su un PC non è la stessa cosa. Chiudo qua perché sta durando un'eternità. Io vi saluto, spero che le mie compere vi siano piaciute. Ciao a tutti! Ciao a tutti!